www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Valentina, che cosa state preparando? Stiamo facendo il cartellone per la tavolata di domani. Con tutte le foto degli anni passati. Tavolata di San Giuseppe qui alla Misericordia e alla Fratres. Tre ragazze hanno fatto tutto loro. C'è Rita, c'è Antonella e c'è chi? Maria Lucia. Il portavoce Giuseppe Micicè. Ecco. Come vi siete organizzate per fare questa tavolata, per imbandire questa tavolata di San Giuseppe che da circa 20 anni la Misericordia e la Fratres pongono sul territorio? Innanzitutto è già da 3 settimane che ci lavoriamo sotto, iniziando con le telefonate, pensare cosa fare, fiori, addobbi, insomma tutto quello che c'è da fare. Ci stiamo mettendo tutta l'anima, siamo contenti di averlo fatto. Spero che San Giuseppe veda tutto questo. Avete avuto difficoltà nell'organizzare Rita? No, assolutamente. Ecco. C'è stato in voi entusiasmo? Questo senz'altro. Tu cosa puoi dire? Niente, noi abbiamo chiesto la collaborazione a tutti i forni di Mussomeli, ci hanno detto tutti sì. I fruttivendoli pure ci hanno dato la disponibilità, ognuno sta facendo un piccolo gesto. Tutti pronti. Chi ecco, chiede? In questo momento ecco, in cui va la... È un ringraziamento zia Carmela a Mario e Mario Piazza perché ci ha aiutato per l'allestimento di tutto quello che si vede. Intanto la tavolata in questo momento c'è soltanto Coca-Cola, acqua e aranciata, dunque è la vigilia, diciamo così, della festa di San Giuseppe qui a Mussomeli, che a Mussomeli l'hanno fatto il 23 marzo. Ecco, voi pensate che ci sarà tanto ben di Dio come l'anno scorso? San Giuseppe non farà mancare di certo la provvidenza, ci penserà San Giuseppe. Allora ci affidiamo a San Giuseppe. Ci affidiamo a San Giuseppe. Ti hanno invitato? Sì, sì. Ecco. Quant'ave che viene qua dei bicchierieri? Una settimana. Ecco. Oggi sarai a tavola. Beh. Ok, ciao Lino. Ciao. È bello. La nostra grande famiglia, ecco, i volontari della Misericordia, i donatori di sangue e Fratres, la grande famiglia di Mussomeli. Questa torta per quante persone è? Per tutti quelli che sono stati invitati oggi. Complimenti, complimenti. Non poteva mancare la mollica. Andiamo a fare la materia che da lì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Siamo tutti a casa, diciamo una cosa bella. E allora vediamo un po' cosa ci fanno ascoltare, cosa ci... Tavolata di San Giuseppe qui alla Misericordia e alla Fratres di Mussomeli. Il corpo bandistico, ecco, è venuto ad allietare un momento di questa tavolata che da 20 anni a questa parte si propone alla comunità di Mussomeli.
momento di festa. Salvatore Domenico Tolumello è venuto a visitare la tavolata di San Giuseppe. Ecco, cosa puoi dire su questa tavolata? Sono rimasto davvero sorpreso dalla fantasia, dalla partecipazione che c'è, dalle tutte le persone che stanno partecipando. Qualcosa davvero bello. I volontari della misericordia hanno ristrutturato il saloncino. 20 giorni di lavoro gratuito. Bene, davvero complimenti. La prima cosa bella, cosa ti dice? Cosa ti dice? La prima cosa bella. La prima cosa bella, la famiglia. L'unione tra i componenti di una grande famiglia. Una grande famiglia non è solamente la famiglia, il fratello o la sorella, ma anche un'associazione come la Misericordia, che è una famiglia allargata, fatta di grandi componenti che danno a ognuno di loro il suo, il carattere, l'emozione e tante altre cose. Bravo a Calogero di questa testimonianza. Mi pare che vedo una persona che non è nuova qui alla Misericordia. Oggi in mezzo a noi, in questa giornata, ecco, della festa. Ma sono contentissima. Perché contenta? Perché contenta? Perché? Perché tutta questa gioventù allegri, sempre parla la vecchiaia, veramente. Io ho 87 anni, lo sa lei? Ecco, 87. 87 compiuti. Compiuti il 13 febbraio. E ancora ne abbiamo. Ancora ne abbiamo. Tanto piacere. Lei è barba. Io sono e io barba. Il mio professore, dottore, suo nipote. Ecco. È venuto il primo dell'anno e mi è venuto a fare gli auguri di buon anno e mi ha portato un regalino che veramente no, di una gentilezza. Ecco. E oggi a tavola
a tavola, ecco, con in onore della tavolata di San Giuseppe. Ecco. Lei ora prende posto qui assieme alle altre persone, mentre vanno arrivando, ecco, le cose offerte dalle persone. Ma dica, è più bello dell'altra volta. Ecco, una giornata diversa. C'era la signora che ora l'ha messa a casa di... Va bene, non ne parliamo. Cosa sta portando lei? Pasta al forno. Pasta al forno. Sente, non è come si fa. Non è che si può dire che non c'era neanche un cane. Il cane sono presente. Anni scemi loro. Un momento, cosa sta portando? Cosa sta portando? Arancine, panelle, crocchette. Ogni ben di Dio. Ben di Dio, la tradizione che facciamo noi. Si possono aprire. Ecco, portiamole lì ai volontari. Ecco. Gingendo in cucina, qua. Riapriamo. Vediamo cosa ha portato Vincenzo. Le cose che facciamo a Mussomele, quelle che si mangiano i ragazzi tutti i giorni. E prosciutto. Oggi benediciamo anche i nuovi locali della Misericordia. No, dopo. Pasqua è proprio tempo di confessione. E come potete vedere, ecco,
in televisione in questo momento c'è la recita dell'Angelus con Papa Francesco, che in questo momento sta parlando alla folla di Piazza San Pietro, mentre qui, ecco, nei locali della Misericordia, da un momento all'altro il padre correttore Don Ignazio Carruba benedirà la tavola. Cari fratelli e sorelle, è il tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere i nostri bisogni spirituali più grandi e chiedere l'aiuto del Signore nella preghiera. L'esempio della Samaritana ci invita ad esprimerci così. Gesù, dammi quell'acqua che mi desetterà in eterno. Il Vangelo dice che i discepoli rimasero meravigliati che il loro maestro parlasse con quella donna. Ma il Signore è più grande e incredibile. Per questo non ebbe il timore di fermarsi con la Samaritana. La misericordia è più grande del pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene. La misericordia è più grande del pregiudizio. E Gesù è tanto misericordioso. Tanto. Il risultato di quell'incontro presso il pozzo fu che la donna fu trasformata. Lasciò la sua ancora, la quale veniva a prendere l'acqua, e corse in città a raccontare la sua esperienza quotidiana. Ho trovato un uomo che mi ha detto tutte le cose che ho fatto, ma magari sia il Messia. È entusiasmata. Era andata a prendere l'acqua del pozzo e ha trovato un'altra acqua. L'acqua viva della misericordia che ciampilla per la vita eterna. Ha trovato l'acqua che cercava da sempre. Corre al villaggio, quel villaggio che la giudicava, la condannava, la rifugiava, e annuncia che ha incontrato il Messia. Uno che le ha cambiato la vita, perché ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre un passo più avanti, un passo più vicino a Dio. E così ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre è così. In questo Vangelo troviamo anche noi lo stimolo a lasciare la nostra ancora, simbolo di tutto ciò che apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio. Tutti ne abbiamo una. Io domando a voi, anche a me, qual è la tua ancora interiore, quella che ti interessa? Quella che ti allontana da te, tavolata di San Giuseppe organizzata dalla Misericordia e della Fratres. Ora il presidente della Fratres, Salvuccio La Monaca, a nome anche della Misericordia, rivolge un saluto ai presenti e poi il nostro padre correttore benedirà la tavola
e darà un pensiero su San Giuseppe. Ecco, grazie a tutti voi che siete venuti ad onorarci della vostra presenza e dei vostri doni. È stato un periodo veramente fantastico che ho vissuto qua alla Frates e alla Misericordia, specialmente nel vedere tutti questi volontari prodigarsi nella realizzazione della sede dove ci sarà la sala che ospiterà i 19 bicchieri di San Giuseppe. È stata una corsa di generosità tra tutti i volontari, chi per una cosa, chi per un'altra, e poi vorrei ringraziare tutti coloro che hanno allestito questo banchetto, la cappella e con i doni che veramente dall'altro ieri sono arrivati numerosi, tra l'altro neanche c'è dove metterli più. Grazie a tutti, grazie della solidarietà che avete manifestato in questi giorni e che spero possa continuare 365 giorni all'anno. Grazie. Meno male che non c'è dove mettere le cose. Dio si fa, non si fa vincere in generosità, quindi la generosità di Dio attraverso il suo popolo generoso, volenteroso. E proprio in questa parola ultima che ho detto, volenteroso, sta la sostanza del volontariato della misericordia fatto con tutto l'essere, con tutto l'essere. Tante volte io con loro, con il governatore, proprio ho voluto sottolineare questo aspetto, e loro lo sanno meglio di me, della volontaria disponibilità nei confronti di quell'uomo bisognoso, sofferente, affamato, assetato, nudo e così via. L'esperienza di oggi è una delle tante esperienze che sono già calendarizzate nella nostra agenda, che facciamo, continueremo a fare con una maniera più grintosa, oso dire, vero? Proprio perché è lo spirito di noi cattolici cristiani che ci spinge. Caritas Christi urget nos, la carità di Cristo ci spinge a operare per gli altri, perché negli altri vediamo il volto di Cristo, e questo lo vogliamo fare a testa alta, nella gratuità e nel volontariato, che è proprio spinto da quell'amore cristiano che si dona senza la pretesa del contraccambio, assolutamente. Il nostro spirito è questo, primo da figli di Dio, poi da misericordia e quant'altro. Ed è bello quest'anno che si sia creato un ponte in qualità di parroco, rettore e correttore. C'è un ponte in questo momento tra il centro storico, che è inabissato lì, là sotto non si vede, e la parte alta della città. Ecco, ci sono in questo momento queste tavolate, ecco, che servono come momento di comunione e di aggregazione, prima di tutto per noi che le abbiamo preparate e poi per coloro che se ne serviranno attraverso di noi. Giuseppe è un uomo giusto, in onore suo facciamo questo, uomo giusto perché timorato di Dio, uomo giusto perché ha compiuto la volontà di Dio, uomo giusto anche se non ha mai proferito parola nel Vangelo, ma ha agito. Lo spirito del volontario deve essere quello dell'azione, più che parlare, no? Siamo pieni di parole. L'azione è concretizzare la carità con fatti veri, che si toccano, che si vedono. E Giuseppe questo ha fatto, ed è per questo che in onore a San Giuseppe vogliamo benedire questa tavolata e benedire anche questi vecchietti che la contornano con la loro presenza. E prima della benedizione do una parola al governatore. Soltanto per dire grazie a chi con il cuore
ha imbandito la tavola, grazie a questi volontari che sono stati formidabili, eccezionali, lo hanno dimostrato nell'accoglienza alle bicchierette. Grazie ancora. Preghiamo. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare agli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Facciamo un applauso. Viva San Giuseppe! Padre correttore che ha appena benedetto la tavola, ecco, si avvia verso il saloncino dove c'è imbandita la tavola e in questo momento sta benedicendo la tavola e poi dopo la benedizione il pranzo sarà servito. Auguri, buon pranzo! Buon appetito! Alleluia! No, non si può dire alleluia, ancora che siamo qua adesso. Ciao! Come va? Questo giro già mi è stato benedetto. E intanto fuori, ecco, c'è l'assaggio per quanto riguarda i visitatori della tavolata, l'assaggio qui nel portico dove c'è la sede della Fratres e della Misericordia. Come potete osservare, c'è ogni ben di Dio che hanno portato volontari e persone animate di buona volontà e soprattutto generosa. E intanto i 19 bicchieri, ecco, stanno aspettando che i volontari della Misericordia incomincino a servire, ecco, il pranzo di San Giuseppe. A questo punto cominciare a benedire i bicchieri. E questo lo dobbiamo accompagnare pure alla sedia. Ecco, i bicchieri. Chi sta mangiando? Io. Aperitivo, accondo. Ecco, un aperitivo, è bravissimo sto bicchierino. Una piccola torta fatta con il cuore. Sì. Ma l'ha fatto stamattina o ci ho pensato anche ieri? Ieri sera, quando i bimbi dormivano, si lavora. Ok. Grazie.
stanno. Carmelo Nicosia, tavolata di San Giuseppe, l'hai visitata? Sto appena arrivando, però vedo che c'è una bella organizzazione, un bel movimento, sono contento, complimenti. Tutta pace, non ma lei l'ha visitata la tavolata di San Giuseppe? Sorride, sorride perché? Perché è una bella tradizione, bisogna mantenerla nel tempo. Maria Vincenza, ecco Maria Vincenza, parla, parla non da ex presidente, ma soprattutto da volontaria, da sempre. La volontaria sono quello che poi sono sempre stata, contenta, felice, orgogliosa dei giovani che sono venuti su e che sono cresciuti veramente insieme a tutti noi. Questo stavamo commentando con Calogero, crescevamo, sono passati veramente 20, 25 anni o di più, eppure eravamo dei ragazzi diciottenni, abbiamo iniziato questa tradizione, ora a 44 anni. Persona, vabbè, però è questo, cioè quello che queste associazioni di volontariato vero e puro, dove i giovani e i meno giovani si danno da fare veramente per contribuire a far andare avanti delle strutture all'insegna veramente della fraternità e della solidarietà. E di questi allora, tempi, viva i biccherie! Viva i biccherie, e viva la Fratres e la misericordia! E viva i volontari! Inizio. Vorremmo iniziare questa, diciamo, questo break, piccola pausa, diciamo, con una preghiera, quella che contraddistingue questa associazione, che è la preghiera, una preghiera rivolta sia a San Giuseppe ma anche al nostro patrono, Papa Giovanni XXIII. Quindi iniziamo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Viva San Giuseppe, viva San Giuseppe, viva Papa Giovanni XXIII e buon pranzo. Buon pranzo. Buon pranzo. Bene. Ma quante porzioni stiamo facendo? No, non riusciamo più a tenere il conto, però abbondanti è per tutti i presenti, sia gli ospiti che gli organizzatori e i volontari. Sì, ma queste cartone che ci stanno a fare due? Sono rimaste praticamente queste solo. Con la buccia? Ah, sì. Vittorio, anche con la spazzatura? Sì, sì, soprattutto. Bisogna... Ma che sono questi appunti? Che cosa sono, Antonella? Per andare a prendere i vecchietti, i nominativi dei vecchietti. Allora, è tutto organizzato come si deve. Trova difficoltà a prendere il dolce, trova difficoltà. No, non trovo difficoltà, devo divertire e vorrei... E prosito, prosito. L'ha diviso una, l'ha diviso in due. Bravissima, bravissima. Bravissima.
che è pronto per il ballo, si è pronto. Ma le bicchierie non ne sono. Piano piano se ne rovano. Signora, cosa sta portando? Qualcosa per la tavolata della misericordia, che è un ottimo. Ma nello specifico cosa c'è? Cardi e baccalà. Prodotti locali, sì, allora. Sì. Colonnello, il capello stamattina? Sì, perché non ho molti capelli in testa e mi protegge. Quindi come protezione il capello? Naturalmente, ma anche come stile. Ho visto tante parti di famiglia venire a bussare alla mia porta e sono troppo commosso. Abonenti, non mi ha se di così andare signora Calotti, come trova questa tavolata? Bellissima, bellissima, una cosa speciale. Ma bellissima perché? Perché che San Giuseppe si merita che sei anno. Ah, si merita che sei anno. Ma lei che ci dice a San Giuseppe? Ci dico di dare la salute e provvidenza a tutti i padri di famiglia. A visitare la tavolata di San Giuseppe? Sì, mi voglio voluto portare... Cosa avete portato? Una torta, un dolce, un dolcino. Quando l'ha fatto la signora questa torta? Appena fatta, 5 minuti fa. Calda, calda. Esatto, sì. Torta di giornata. Sì, sì. Marilena, festa di San Giuseppe, tavolata, oggi 23 marzo, due giorni dopo il giorno di primavera, l'inizio di primavera, cosa puoi dire per questa tavolata della Fratres e della Misericordia che da circa 20 anni è presente sul territorio? Noi siamo onorati che ogni anno fortunatamente riusciamo a portare avanti questa bellissima iniziativa che ogni anno ci trova sempre di più e fortunatamente riusciamo ad imbandire una grandissima tavolata, abbiamo 20 persone a tavola, speriamo che il tempo si sistemi un po', così ci aiuti anche il tempo, ci aiuti alla realizzazione, che da 20 anni portiamo avanti questo con sacrificio, questa bellissima giornata. Ecco, la nuova sede, cioè Piazzale Moncibello. Sì, ecco, cosa puoi dire? Quest'anno abbiamo anche il piacere di inaugurare questa nuova sala che abbiamo dovuto allargare e abbiamo potuto sistemare anche direttamente presso la nostra sede, anziché andare un amore così grande nella giornata dei bicchierieri qui alla Misericordia e alla Fratres, un amore così grande, la solidarietà. Thank you.
tanto questi dolcini che sono come antipasto, i dolcini. Che sono? Mi dice che c'è sempre qua a Porto Salvatore. Ecco, non sono per antipasto. No, no. Non c'è sempre. Qui alla misericordia e alla fratria di chiarire. Ecco il brano che state ascoltando, amico e amici, siete voi tutti che assieme a noi vogliamo festeggiare queste bicchierie 19 in tutto. Qui la tavolata organizzata dalla misericordia e dalla fratres. Il diacono Pierenzo Costanzo è assistente ecclesiastico del gruppo donatori di sangue fratres. Ecco, ascoltiamo la parola del diacono Pierenzo Costanzo, che come ho detto è assistente ecclesiastico del gruppo della fratres. Sono contento di essere in mezzo a voi, perché è una gioia ritrovare tanti amici che sono qua. Vi auguro un buon pranzo
Giuseppe benedica e protegga le vostre famiglie. San Giuseppe è molto pieno di bontà e mi dà dei bisogni, pieno di necessità. E mi dona la mano, mi dona lo cuore, mi dona la protezione. Brava, hai visto che bello? Che vi dia la protezione a voi, alle vostre famiglie, e tanta tanta salute. E mi do una gioia oggi di venire qua in questa tavola. E ringrazio tanto la mia Madonna dei Miracoli, che sempre rispondo che mi ci chiama. Ma io canterò l'Ave Maria qua, avanti tutta questa tavola di San Giuseppe, che non mi credeva di venire qua in questa tavola. Tutti gli amici di quando cantava fuori, quando aveva champagne. E io ringrazio tanto gli amici fuori e a casa. Io canterò l'Ave Maria perché il mio cammino è stato cantare alla Madonna del Carmine e poi ritornare avanti a venire a prendere l'amicizia. E allora, dal momento in cui sta vecchiaretta canterà l'Ave Maria, può cantare subito, sì, prima di iniziare il pranzo. Ave Maria, Vergine del cielo, soprano grazie, madre mia, ascoltami con tanto preghiera, ma non negarmi questo devoto il mio cuore, prega il tuo Signore, la pace che tu mi hai donato, invoca attende nei tuoi piedi. La pace che tu mi hai donato, Ave Maria. Facciamo un applauso. Ave Maria, soprano grazie, madre mia, ascoltami con tanto preghiera, ma non negarmi questo devoto il mio cuore, prega il tuo Signore, la pace che tu mi hai donato, invoca attente nei tuoi piedi, la pace che tu mi hai donato. Un applauso finale. Vergine Maria, sono qui in questa tavola perché mi ha fatto tanta gioia. Amici, ascoltate in questa preghiera, e da tanto cammino le persone, grazie a te Maria. Quando ti incontro mi dai la mano, mi dai la gioia del tuo tesoro, grazie alla pace che mi dà a me e tutto il mondo. Grazie, oh Maria, piena di grazia, mi faccio la croce e chiedo perdono. Grazie Maria, ti chiedo perdono, mi dai la pace, ma tutti al mondo. Grazie Maria, ti prego ancora, non mi dai l'ascolto, ti prego Maria. Grazie a te, con tanto amore, con tanta gioia, ti prego a te, da busso la porta, mi hai raccolto in questo momento, ti ho dato a te. L'anno scorso il giorno di San Giuseppe mi ha dato la gioia di camminare e tornare ancora, perché in quel momento sono andato all'imbessì per il mio ricordo. Io ricordo San Giuseppe e io ti dico ancora grazie San Giuseppe e grazie alla Madonna dei Miracoli che si chiama Maria. Viva Maria! L'applauso, l'applauso. Ed ora la distribuzione, ecco, il pranzo
sarà servito. Attenzione. Vincenzo, fai togliere qualcuno. Messo. Permesso. Un attimo. Questo è vuoto. Mangi. Mi sta andando questo che però è questo. Dopo il sogno delle guai, come tutti marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo arriveremo che soffia e nessun vive, io ci apprendo se durante il giorno, quel quarto d'ora, quelle mezz'ora di tempo libero, impegnatevi nel sociale, che guardando queste facce di volontà, spensierate, che danno qualcosa per il vostro, è veramente un esempio encomiabile e commovente che hanno dato a tutta la cittadinanza, specialmente ai giovani di Mussolini. Possiamo grazie. Concludere quindi dicendo che c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. Questo senz'altro. Bene. Totuccio, che cosa hai portato tu? Mio fratello ha fatto il pane, io purtroppo siamo usciti ieri dall'ospedale. Con siamo bene? Tutti e due. Intanto auguri di tanta buona salute. Grazie. Lei è venuta a visitare qui a Tavolata di San Giuseppe. Come l'ha trovata? Bellissima. L'ha trovato bellissima? Meravigliosa. Quanti anni c'ha? 92 giorni. Ma l'anno scorso mi sembra che è venuto o no? Sì. Ecco. E allora ne abbiamo ancora tempo di vedere Tavolata, va bene? Okay. Certo. C'è. Carmè, vediamo che ci possiamo trovare. Salvo, da quando hanno cominciato stamattina? Da ieri. Lei sta fotografando? Da venerdì? Sta fotografando? Da venerdì? Buongiorno! Buongiorno! Auguri a tutti, tutti quelli che si chiamano Giuseppe! Che a Mussomeli si sta celebrando oggi 23 marzo. Come trova questa tavolata, questa, ecco,
tutti questi dolci che hanno portato alla misericordia e alla fratria, come trova? Meraviglioso, bellissimo, bellissimo. Mi piacerebbe testarli tutti, ma purtroppo. Ma un assaggio ci sta bene. No. Come no, riserviamo. Lucia. Buongiorno. Ma un momento, lei cosa sta portando qui alla tavolata? Una frittata di carduna e di fenucci. No, sempre dolce. Sono graditissimi. Allora, colesterolo. Allora, carduna senza colesterolo. Ecco, sì, e poi? E fenucci. Benissimo. Oggi l'abbiamo qui e viene contenta, no? Contenta. Mi pare che i volontari della misericordia hanno un occhio particolare per lei. Noi ringraziamo tutto quello che ci fanno, anche proviamo un poco di rispetto per gli anziani. Bravissimi. Pastore Palermo, la misericordia, la fratres, due sodalizi che ti dicono qualcosa, di brevemente la tua. Cosa devo dire? Sono due sodalizi al servizio del territorio e basati sul principio cristiano dell'amore. Non ho aggiungere, non ho niente da aggiungere, appunto perché si perpetua e mi fa piacere che continua con il nuovo spirito e specialmente che i giovani continuano questa attività intrapresa da altre persone che non ci sono più, ma nello stesso tempo a cui abbiamo collaborato per tanto tempo, con cui abbiamo collaborato per tanto tempo e ci siamo dedicati. Ma cosa stanno ad indicare questi occhiali? C'è il sole? No, non stanno ad indicare niente. www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.